Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul canale dell'Uncinetto d'Argento, nuova video recensione per voi. Come potete vedere sul mio tavolo ci sono diversi prodotti, tutti a marchio Prim. Che io utilizzi i prodotti della Prim nei miei tutorial e anche nel mio quotidiano ormai non è un mistero per nessuno, lo faccio vedere soprattutto sul mio canale di Instagram. In particolare ho avuto nel corso del tempo la possibilità di provare e di utilizzare anche in diversi tutorial i prodotti a marchio Prim, in particolare gli uncinetti e gli accessori per sartoria. Ma posso dirvi che nel corso degli ultimi mesi soprattutto ho avuto l'occasione di ampliare la mia conoscenza per quanto riguarda il lavoro ai ferri, in particolare i ferri circolari. Siccome ho deciso in futuro di portarvi anche dei piccoli tutorial molto veloci con il lavoro ai ferri, ho deciso di portarvi anche una video recensione di quelli che sono gli strumenti per maglieria che io utilizzo attualmente e che vi consiglio di acquistare. Questo video vuole essere quindi una spiegazione dei prodotti in vista dei nuovi tutorial, ma anche una sorta di piccola guida negli acquisti per capire le differenze tra i vari prodotti, i loro pregi e i loro difetti. E ovviamente in questo video vi vado anche a mostrare una delle ultime novità, i ferri Ergonomics Prim Yoga. Sono veramente una novità esclusiva che ho avuto modo di testare subito dopo la fiera della creatività a Colonia e che ho deciso di portarvi qui sul canale. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio tutti i prodotti che ci sono qui sul mio tavolo. In precedenza vi avevo già parlato dei ferri da maglia Prim, in particolare in una mia recensione riportata sul mio sito internet che vi lascio qui nello schermo e nelle informazioni sotto il video, e mi ero principalmente concentrata sui ferri dritti che ho utilizzato anche in un video tutorial. In questa recensione vi voglio parlare dei ferri circolari, in particolare dei due modelli che sto attualmente utilizzando, i Prim Ergonomics e i Prim Natural. Cominciamo quindi dai ferri da maglia Ergonomics. Quali sono le caratteristiche principali che ci colpiscono anche a colpo d'occhio quando osserviamo questo tipo di ferro? Sicuramente la sua struttura e il tipo di cavo. Partiamo da quest'ultimo. Il cavo dei ferri Ergonomics purtroppo non è un cavo intercambiabile, ma presenta degli ottimi vantaggi. Prima di tutto è un cavo in metallo rivestito molto resistente e, a differenza dei soliti cavi in plastica, non dà l'effetto memory. Cos'è l'effetto memory? Se voi prendete un cavo di un ferro, lo andate a piegare o comunque lo tenete riposto da qualche parte in un modo un pochino attorcigliato, quel tipo di cavo tenderà ad assumere la forma che voi gli avete dato, mentre invece per quanto riguarda questi cavi, questi non hanno l'effetto memory. Voi potete piegarli e loro torneranno sempre nella loro posizione originale anti-avvolgimento. Questo è un dettaglio non trascurabile, soprattutto se siamo alle prime armi con la lavorazione ai ferri circolari. Concentriamoci quindi adesso sulla loro struttura. Così come i ferri dritti, anche i ferri circolari Ergonomics sono in un materiale ultra leggero ed ergonomico. Cosa vuol dire ergonomico? Che la loro struttura e il loro peso sono studiati per non affaticare il vostro tunnel carpale e le vostre spalle, quindi vi permettono una lavorazione più fluida e non vanno ad interferire quindi sulla vostra struttura fisica, cosa che per chi lavora assiduamente con i ferri è molto importante. Partendo dalle punte possiamo osservare che non sono le classiche punte dei ferri da maglia, queste sono delle punte a forma di goccia studiate per aiutarvi soprattutto nell'esecuzione dei punti più complessi e nella chiusura dei vostri lavori, perché hanno un effetto antiscivolo. Proseguendo, la prima parte del ferro presenta una forma circolare, mentre nella sua parte finale il ferro assume una struttura triangolare. Perché c'è questo passaggio tra una forma e l'altra? La prima parte serve a permettervi di far scivolare con facilità il lavoro a prescindere dal tipo di filato che utilizzate, mentre invece la struttura triangolare vi permette un perfetto ancoraggio del punto senza infeltrire il tipo di filato che andate ad utilizzare, e permettono comunque un ottimo scorrimento, ma soprattutto un'ottima presa quando andate a utilizzare i ferri. Proseguendo troviamo la parte in cui il ferro si aggancia al filo in metallo. Vedete, non c'è nessun tipo di stacco e soprattutto il cavo va a entrare all'interno del ferro, quindi non c'è il rischio che il cavo si rompa o che vada a staccarsi, ovviamente con le dovute accortezze. Questi che vi ho mostrato sono la misura 4,5, ma sono disponibili in tante misurazioni, anche per le misure più grandi. Questo ad esempio è un numero 10. Spostiamo adesso la nostra attenzione sulla linea dei ferri da maglia Natural. In particolare questi ferri fanno parte della linea Knit Pro, sempre a marchio Prim.
Questi ferri, a differenza dei ferri che vi ho mostrato prima, hanno il cavo intercambiabile. Questi cavi presentano un'attaccatura a vite con fermo di sicurezza, sono veramente leggerissimi e hanno poi diverse metrature. Questo in particolare che vi sto mostrando è il più piccolo, il cavo da 40, vi sono poi anche misure superiori anche oltre i 100 cm. All'interno della confezione dei cavi troverete anche un perno in metallo di sicurezza e questi due piccoli perni neri. Questi sono molto utili prima di tutto perché vi permettono di riporre il vostro cavo totalmente in sicurezza preservando la parte in metallo che poi si aggancia al ferro da maglia stesso, ma sono anche utili nel caso dobbiate mantenere un lavoro all'interno del cavo e passare da un ferro all'altro, quindi sono molto utili nel passaggio tra una misura e l'altra. Inoltre questi cavi sono disponibili anche per gli uncinetti tunisini, potete utilizzare i cavi sia per lavorare sui ferri normali sia per l'uncinetto tunisino sempre della linea Natural della Prim. Osserviamo quindi le punte di questi ferri, prima di tutto c'è da dire che sono disponibili in due diverse misurazioni, queste sono le punte corte ma esistono anche le punte più lunghe. Sono punte realizzate in legno naturale, ovviamente trattate e rivestite per non andare a rovinare la struttura in legno, sono estremamente leggere ed estremamente scorrevoli. La punta è dritta, mentre nella parte in cui da ferro diventa cavo abbiamo una struttura in metallo che vi permette di avvitare direttamente il filo all'interno del ferro, quindi non c'è nessun tipo di stacco tra la punta del ferro e il cavo circolare. E così come per i ferri circolari Ergonomics, anche i ferri da maglia Prim Natural sono disponibili in diverse misurazioni. Passiamo quindi alla vera e propria star di questa videorecensione, il ferro da maglia Prim Yoga. Si tratta di una novità presentata in anteprima alla Fiera di Colonia di quest'anno ed è un ferro ausiliario, ma è un ferro veramente molto molto particolare. La scelta di chiamare questo ferro Yoga non è casuale, infatti si tratta di un ferro che voi potete andare a modificare nella sua forma in base al tipo di esigenza e all'utilizzo che ne volete fare. Infatti, grazie al suo tipo di materiale ultra resistente ma perfettamente snodabile, il Prim Yoga può assumere qualunque forma voi desideriate. È un ferro ovviamente ultra leggero che presenta delle caratteristiche molto particolari, oltre quella di essere assolutamente flessibile. È un ferro che fa parte della linea Ergonomics, quindi come tutti i ferri di questa linea presenta la punta goccia di cui vi parlavo prima, per una migliore presa del punto e ovviamente per aiutarvi nell'esecuzione dei punti più difficili. Io in particolare l'ho trovato molto molto utile per l'esecuzione delle trecce ai ferri. La sua parte centrale è rivestita in una gomma assolutamente flessibile e antiscivolo, quindi non avrete il problema dei punti che tendono a scivolare rispetto ai ferri ausiliari che eravamo soliti utilizzare, in particolare quelli in metallo. Ovviamente il fatto di poterne modificare la forma a seconda delle nostre esigenze ci permette di utilizzarlo in più occasioni. Come vi ho detto, io l'ho utilizzato per l'esecuzione delle trecce, ma può essere anche un validissimo marcapunti, ferro ausiliario, terzo ferro, a seconda delle lavorazioni che andate ad eseguire. Al momento il Prim Yoga è disponibile in due misurazioni, 4 mm di diametro per una lunghezza di circa 20 cm e 7 mm di diametro per una lunghezza di circa 25 cm. Sicuramente se siete amanti dei punti un pochino più elaborati che richiedono l'ausilio di un terzo ferro o anche dei punti un po' più semplici come possono essere le trecce, questo ferro è veramente indispensabile e non dovrebbe assolutamente mancare nel vostro kit per i lavori a maglia. Io lo utilizzo veramente tantissimo, soprattutto perché è molto leggero, ha una struttura perfetta che anche se andiamo a piegarlo non va mai a rovinarsi e i materiali sono veramente di alta qualità. Non per ultimo il fatto di avere questa struttura antiscivolo che aiuta moltissimo le principianti nell'esecuzione dei punti un pochino più difficili. Ve lo consiglio assolutamente e spero ovviamente che la Prim nei prossimi mesi ci porti ulteriori misurazioni. Siamo quindi arrivati alla fine di questa video recensione dei ferri circolari da maglia Prim e dei nuovissimi Prim Yoga. Spero di avervi spiegato adeguatamente le differenze tra i vari tipi di ferri circolari, ma soprattutto di avervi messo un po' di curiosità per quanto riguarda il nuovissimo Prim Yoga, che ve lo ripeto, secondo me non dovrebbe assolutamente mancare in un kit per chi ama i lavori a maglia. Ovviamente tutte le informazioni e le opinioni che vi ho dato su questi prodotti sono frutto di una mia personale esperienza, perché prima di portarvi una recensione sul canale io preferisco prima provare i prodotti per diverso tempo
Vi dico sinceramente che trovare un difetto a questi prodotti per me è veramente molto molto difficile. Mi sono trovata benissimo sia con i primi Ergonomics sia con i primi Natural, e soprattutto i primi Yoga hanno cambiato totalmente il mio modo di affrontare le trecce fatte ai ferri. Come vi ho detto, in futuro penso di portarvi qualche piccolo tutorial fatto con i ferri da maglia. In particolare sicuramente ci sarà un tutorial con i primi Natural con le punte corte, e all'interno di quello stesso tutorial penso di farvi vedere i diversi utilizzi del Prim Yoga. Ovviamente spero di essere stata abbastanza chiara per quanto riguarda le spiegazioni. Se ci sono domande, qualunque cosa, potete sempre lasciarmi un commento qui sotto il video oppure mi potete contattare sugli altri miei social. Per non perdervi tutte le recensioni dei prodotti che utilizzo, sia per quanto riguarda gli accessori sia per quanto riguarda i filati, vi invito ad iscrivervi al mio canale, dove potrete trovare anche tantissimi video tutorial per lavori all'uncinetto e presto anche lavori a maglia. Perciò io con questa recensione vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e in questo caso buoni acquisti, e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!